Eder, Mech, Pallister. Sharon si faceva vedere a casa vostra? Veniva qua il venerdì, dopo il lavoro ci trovavano qua a mangiare, dopo andavano via, venivano qua verso le 8:30, 9, un quarto alle 10 se ne andavano via. Non stavamo qua a chiacchierare. Cibo, televisione, 10 minuti in cameretta. Però. Insomma, un'esistenza tranquilla. Tranquillissimo, ho comprato la casa, mutuo metà per uno. Andavano al lavoro, era tutto tranquillo, ognuno faceva il suo lavoro e non c'era niente di discussione in casa. E nemmeno Sergio ha idea di cosa possa essere successo. Lo chiede tutto il mondo. Intanto Sergio continua a essere chiamato dagli inquirenti e quindi è chiaro che la sua posizione non convince. Cosa è successo nell'incontro che ha avuto ieri? Ne sai qualcosa? No, non so neanche che l'hanno chiamato ad andare là in casa, no? Non so per cosa. E da quando allora non senti più tuo figlio? Da ieri sera. Si consola da solo, non è uno che cade per terra. È resistente. Certo, gli manca. Ma non a tutti gli mancano, no? C'è uno che si ammazza. Non so perché sono andati là a casa. Per cosa, come, quando, non lo so. Dovrebbe chiedere a lui o ai carabinieri. Non sta vivendo bene, perché se qua insistono tutti a parlare con lui, magari si c***a anche, perché adesso tutte queste cose qua si rompe anche, mi rompo anch'io. Sergio ha parlato con te della notte dell'omicidio, che cosa ti ha detto? Lo dica a lui che l'hanno portato via, che ne so io, non mi ha detto niente, l'hanno portato via. Solo i carabinieri lo sanno, l'hanno interrogato, l'hanno messo per terra, portato via. Non c'entra neanche per filo rotto quello lì. Stava dormendo. Ma allora che cavolo può essere successo a Sharon? È andato a fare il giro, non lo so che giro ha fatto. Così lungo, non lo so. Con le cuffie anche. Quella lì era ignara di tutto. Uno che mette le cuffie non sta lì a pensare che ti ammazzano, no? Allora, invece qualcuno l'ha tenuta d'occhio fino all'occasione giusta. Qualcuno sapeva il tragitto che faceva e l'ha aspettata per qualcuno. Lì sono in due, non uno. Perché uno che ha dato tre coltellate dietro non può darla una anche davanti. Il secondo gliel'ha data davanti. Io andrei, stia addosso al bar dove lavorava, che dopo un anno che era lì al bar è successo questa cosa. Gli altri anni niente, lavorava a Bergamo dai cinesi, faceva l'estetista, andava tutto bene. Da quando è andata lì a quel bar lì, per me, lì qualcuno gli ha ronzato dietro e lei si è rifiutata, gliel'ha fatta pagare. Nella chiamata al 118 Sharon avrebbe detto: mi ha coltellato e non, come emerso in un primo momento, mi hanno coltellato. Un dettaglio che indica che Sharon Verzeni conoscesse o avesse riconosciuto il suo assassino. Mi ha accoltellata, questo è un chiaro riferimento che il killer è una persona che lei conosce, perché non si dice mi ha accoltellata di un estraneo. Ma è interessante notare che lei ha certamente visto il killer, tre coltellate alle spalle, poi si gira, lo guarda e lì il killer la coltella nel petto, ma si rende anche conto di essere stato visto e riconosciuto e quindi scappa. In ogni caso, io ho sempre detto che l'alternativa più credibile a Sergio sarebbe proprio un cliente del bar, perché quei bar spesso lì sono frequentati da gente potenzialmente molto violenta, ma di certo questo avventore non sarebbe un cliente qualsiasi, ma uno che probabilmente le avrebbe fatto delle proposte che quindi lei conosceva bene. Ancora non sono stati individuati né il killer né l'arma del delitto né un possibile movente. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno interrogato diverse persone legate alla vittima, dai familiari al compagno Sergio Ruocco alle colleghe. Sono state tutte sentite come persone informate sui fatti e non ci sono indagati. Ieri c'è stato anche un sopralluogo nella casa che la donna condivideva con il fidanzato e che ora è sotto sequestro. È durato meno di 15 minuti, con i carabinieri che sapevano già cosa prendere, come ha spiegato lo stesso Ruocco, che li ha accompagnati quale proprietario di casa. Gli inquirenti hanno preso con lumino le impronte digitali sugli infissi e su una piccola telecamera interna.
La sera del 29 luglio la vittima ha allertato i soccorsi dopo essere stata colpita con 4 coltellate. La donna avrebbe detto "mi ha accoltellato" e non, come emerso in un primo momento, "mi hanno accoltellato". Questo potrebbe indicare che Verzeni avesse riconosciuto il suo killer. Questo elemento, quindi, avvalorerebbe l'ipotesi secondo cui ad aggredire la vittima sia stata una persona che aveva con lei un qualche legame. I punti oscuri della vicenda, quindi, restano molti. Dopo il sopralluogo di ieri, Sergio Ruocco, la cui posizione, hanno detto i carabinieri, non è cambiata e non è indagato, si è limitato a spiegare ai cronisti: "Non vi posso dire cosa hanno prelevato, sono cose riservate. Comunque non hanno preso i PC di Sharon, sapevano già cosa prendere". I carabinieri, indossando le tute bianche usate per i rilievi scientifici, che hanno fatto mettere anche a Sergio, sono entrati dai garage dell'abitazione e sono arrivati fino al primo piano, uscendo anche sul balcone. Da quella casa Sharon Verzeni era uscita intorno a mezzanotte per fare una camminata, in via Castagnate. Nel frattempo, sono proseguiti al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo gli interrogatori. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri hanno convocato in caserma alcuni colleghi di lavoro di Verzeni, che da un anno faceva la barista in un locale di Brembate, il Venila Food. Sono stati sentiti come persone informate sui fatti, proprio come è accaduto per i genitori della vittima, il compagno Sergio Ruocco. I genitori di quest'ultimo e altri familiari della donna uccisa. L'obiettivo è di verificare ogni aspetto della vita di Sharon Verzeni. Nei prossimi giorni potrebbero essere sentiti anche alcuni membri di Scientology, a cui la donna si era di recente avvicinata. Stamattina intanto è sentito in caserma di nuovo Bruno, il padre di Sharon. Durante la perquisizione dall'abitazione sarebbero stati prelevati piccoli oggetti, effetti personali appartenenti a Sharon. Sharon non era abitudinaria, non usciva a camminare sempre alla stessa ora e mai tardi come la notte del delitto, come hanno spiegato i suoi genitori ai carabinieri. Come mai tra il 29 e il 30 luglio lo ha fatto? Perché è uscita da sola. In via Castagnate ha incrociato l'assassino che le ha inferto 4 coltellate. Un'aggressione veloce, rapida. Quanto all'arma del delitto, si cerca di un coltello con una lama appuntita. E proprio per questo motivo nei prossimi giorni non si esclude un sopralluogo da parte dei carabinieri con il metal detector nella zona attorno alla casa di via Merelli. Ma non solo, tutto questo in attesa dei risultati dei RIS di Parma sui vestiti che la vittima indossava quella sera. Senza dimenticare l'uomo in bicicletta, che a oggi non ha un nome né un volto. Un testimone che passando proprio all'ora del delitto in via Castagnate potrebbe aver notato qualcosa o visto qualcuno che si allontanava. Per ora quel ciclista contromano rimane una sagoma intercettata da una delle 60 telecamere che gli investigatori stanno passando al setaccio ormai da giorni. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!